Ciao a tutti, sono Nese e sono qui con un nuovissimo video. Mi sono arrivati dei Gashapon dal sito Candy Sun e se vi interessano, appunto, questo sito vende tantissimi Gashapon, ogni volta diversi, con marche anche abbastanza famose, come vedremo tra poco, tra cui Sailor Moon, Pokémon, eccetera. E niente, costano veramente poco. Io direi di dividerli in due parti, visto che sono 8, li divido 4 in questo video e 4 in un prossimo video. E quindi ora ne scelgo 4 e vediamo quali apriamo in questa puntata e quali nella prossima. Eccoci qua, allora, è arrivato come al solito un omaggio, credo sia un dolce, dei Pokémon. Ora non lo apro, però comunque è questo qua e ha questa carinissima carta con tutti i Pokémon qua. È veramente veramente carino. Probabilmente ve lo lascio per un prossimo giveaway, non lo so. Comunque è veramente molto carino. Allora, questa volta abbiamo dunque degli animali pucciosi. Abbiamo anche allora, aspettate, Pokémon. Poi questo che non mi ricordo se credo sia le Love Live. No, le Love Live erano come si chiamavano? Aspettate, eh. Erano tipo le Precure, poi me lo direte nei commenti, ma non le guardo, era solo puccioso il design e quindi ne ho preso uno. E poi ce n'è una di South Park. Allora, direi di iniziare appunto da questo con le Precure e vediamo quali. Allora, la pallina intanto è molto carina, tra l'altro. Allora, qui abbiamo. Sono queste qua, ecco. Se non sbaglio sono tipo le Precure, però non mi ricordo. Quindi ditemelo nei commenti nel caso. E c'erano questi quattro personaggi, tra cui loro tre, più il loro animaletto. E noi abbiamo trovato l'animaletto che non so come si chiama, quindi ditemelo nei commenti se lo sapete. Sicuramente sarete più esperti di me sugli anime. Che io non ne guardo molti, ma questo è davvero puccioso, quindi l'ho preso per quello. Però è davvero carinissimo, guardate che carino. Questo penso lo metterò sulle chiavi. Veramente carino e qua ha tipo un bavaglino. Veramente adorabile, guardate, sembra una nuvoletta. Molto 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 puccioso. Poi andiamo avanti con South Park. Allora, di South Park il mio personaggio preferito dovete sapere che è Kenny. E io già vedo arancione, quindi potrebbe essere lui. Sì, è proprio Kenny! Che fortuna! Ok, mi sarebbero piaciuti tutti, ammetto di sì. Però il mio personaggio preferito è Kenny. Lui ce l'ho già in un'altra versione, anche Cartman mi sarebbe piaciuto, però Kenny era il mio preferito e infatti ho trovato proprio Kenny, quindi che fortuna. Eccolo qua, con il suo cappuccio arancione, è veramente super super carino. Mi piace un sacco. Poi andiamo avanti con gli animali pucciosi, qua c'è scotch tutto attorno. Ok, vediamo un po' se riesco a liberarlo. Allora, questa era una serie con dei porcospini, diciamo, che era super adorabile, tipo usati come spugne per lavare i piatti, mestoli, eccetera. E questa è veramente adorabile, credo. Vediamo subito quale ci è capitato, tanto erano tutti carini. Allora, credo sia uno di quelli col mestolo. Qua, vediamo subito. Allora, qui c'è il sapone, qua c'è il mestolo, carinissimo, e poi c'è il nostro diciamo porcospino che va sopra il mestolo. Credo che vada così, aspettate. Sì. Oh, ma è adorabile, guardate che carino. Rotola via ovviamente, quindi bisogna trovare un equilibrio, altrimenti cade, però è adorabile, guardate quanto è puccio. È veramente carinissimo, eccolo qua. È veramente adorabile, troppo troppo carino. Quindi lo lasciamo qua e andiamo all'ultimo che dovrebbero essere i Pokémon, se non sbaglio. Era la serie, una serie di Alola. Sono della
Dunque, questi erano, aspettate che ve lo dico subito, della ovviamente Takara Tomy Arts, e ci sono tutti questi, eccoli qua, della nuova serie. I miei due preferiti erano lei e ovviamente il Raichu di Alola, però sono tutti molto carini. Queste sono le altre serie, questa con Ninetales e Vulpix, che è carina. Quella non c'era ancora, però non l'ho vista, non so se adesso c'è. Comunque andate a controllare semmai sul sito. E ne abbiamo trovato proprio una di quelle che mi piacevano. Quindi per fortuna ne ho presa una sola. Oh, ma che puccia! È carinissima! È veramente adorabile, guardate che carina. Poi sotto c'è anche un codice che si può usare per giocare, ma non credo, non ho il Nintendo, quindi non so se va usato lì. Comunque è adorabile, guardate che carina. È stupenda. Bene, quindi queste sono tutte le cose che ho trovato in questa prima puntata. Mi piacciono tutte tantissimo. Non so scegliere stavolta perché mi piacciono tutte. Sono contenta di questi due perché ho trovato proprio due dei miei preferiti. Fatemi sapere qual è la cosa che vi è piaciuta di più. Io li trovo tutti adorabili. Anche questo è veramente carinissimo. Quindi ci vediamo nella prossima puntata per aprire le altre quattro Gashapon. Vi ricordo di lasciare un like, commentare, iscrivervi al canale se vi va. Lasciate un cuoricino qui sotto nei commenti e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!